E ci aveva provato con il decreto rilancio, inserendo in esso la clausola del prolungamento dello stato di emergenza. Ma Mattarella non lo aveva consentito e quindi non passò. Ma l'idea in testa a Conte è rimasta: che cosa c'è di meglio per poter governare di quello di avere la possibilità di fare quello che si vuole attraverso una dichiarazione dello stato di emergenza, ed ecco quindi comparire in questi giorni la richiesta di uno nuovo stato di emergenza, del prolungamento dello stato di emergenza. Su quali fondamenti? In realtà sul nulla. Terapie intensive occupate? Non mi pare che ce ne siano più. I morti? Beh, mi pare che stiano diventando sempre meno. Le cure? Le cure ci sono, non ci sarà il vaccino, ma le cure ci sono. Possiamo parlare di essere di fronte ad un'emergenza sanitaria? No, però l'emergenza ci potrebbe essere, anzi ci sarà di sicuro a ottobre, novembre. E quindi perché non proclamare già adesso la continuazione dello stato di emergenza? Così potrò fare tutto quello che voglio, continuare con quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di dubbia costituzionalità. Ebbene, siamo arrivati a tanto. Siamo arrivati ad un punto estremo, se ci pensate bene. Uno stato di emergenza senza emergenza, senza che ci sia in realtà un'emergenza. Non c'è il virus, non c'è il virus, ma c'è l'emergenza. È l'emergenza che costruisce il virus, è l'emergenza che si inventa un virus che in realtà non c'è quasi più. È pazzesco. Sappiamo che ormai i governi vivono di emergenze, sappiamo che ormai si occupano e possono sopravvivere soltanto di emergenza, ma quello di inventarsi un'emergenza per continuare a vivere, ebbene, questo esperimento non era mai stato fatto e se riuscirà a Conte potrà dire veramente di essere stato il primo a governare uno stato di emergenza senza emergenza. Ma stia attento, perché a settembre, ottobre, novembre i nodi verranno al pettine e non saranno quelli di questa emergenza che non c'è, ma di un'altra emergenza, ahimè, purtroppo molto reale, un'emergenza sociale, un'emergenza economica. Ed è questo che oggi di cui dovremmo parlare. E invece no, prolunghiamo semplicemente lo stato di emergenza epidemiologica per avere le mani libere e fare quello che si vuole. È pazzesco. È la sospensione della democrazia da 6 mesi in 6 mesi. Per quanto tempo ancora la democrazia in Italia dovrà essere sospesa?